Eccoci qua di nuovo su Radio Parlamentare, siamo in compagnia di Gianluca Felicetti per una nuova puntata di Animali e Palazzi. Benvenuto e ben ritrovato Gianluca. Salve Cristina, Allora eccoci. Gianluca, oggi abbiamo un'importante puntata perché siamo ormai a pochi giorni dalle elezioni europee e anche gli animali votano. Votano attraverso noi, votano attraverso le nostre scelte. L'8 e il 9 giugno saranno due. L'Europa da quale parte vuole andare rispetto alle indicazioni, rispetto a quello che è il manifesto Vote for Animals 2024, che racchiude in questo sito tutti i candidati di tutti i partiti politici, non solo italiani, ma dei 27 paesi europei che si recheranno alle urne il prossimo fine settimana. E quindi a te la parola per capire qualcosa di più su Vote for Animals. Sì, la LAB con altre associazioni animaliste a livello nazionale e con il coordinamento di Eurogruppo for Animals, che è la nostra casa europea a Bruxelles, contemporaneamente appunto in tutti i paesi dell'Unione Europea, stiamo promuovendo da qualche settimana la firma da parte dei candidati al Parlamento europeo su 10 impegni per gli animali, la salute e l'ambiente, che ha nella revisione della politica agricola comune per non incentivare più gli allevamenti intensivi, nel no alla diminuzione della protezione nei riguardi degli animali selvatici e quello che sarà un voto prossimo delle istituzioni europee su chi vuole rimettere il lupo, gli orsi nei calendari venatori. Tutta la questione collegata agli allevamenti di animali per pellicce, la lotta al randagismo e al traffico dei cuccioli dall'est. Tutto, diciamo, questi temi che sono politiche dell'Unione Europea hanno visto già più di un centinaio di questi candidati italiani al Parlamento Europeo sottoscrivere da parte appartenenti a varie forze politiche questi impegni e questo insieme al nostro esame dei programmi dei partiti italiani e delle loro famiglie europee, taluni riportano esplicitamente impegni per gli animali, altri no, altri in una maniera, come dire, diversa da quella che noi avevamo auspicato, dà modo, e questo è il nostro proponimento, di far andare a votare più persone, anche quelle che anche nell'ambito dell'animalista hanno sfiducia nelle istituzioni, purtroppo hanno come dire, un grande disincanto nei confronti dello strumento democratico del voto e possa realizzare un voto più informato possibile, poiché è possibile dare in questa elezione fino a 3 preferenze e quindi, come dire, poter far andare a Bruxelles il più possibile proprio chi sceglieremo nelle urne con nome e cognome. 10 punti scelti da Vote for Animals, quindi ci sono un po' tutti i partiti politici. Proviamo, diciamo, a concentrarci su quelli che sono ovviamente i candidati italiani. E ci puoi dire di più rispetto anche ai partiti, ai candidati che hanno aderito e se hanno aderito a tutti, diciamo, i 10 punti di Vote for Animals o ci sono stati, diciamo, dei distinguo rispetto a queste scelte? Per quanto riguarda i candidati, si troveranno su voteforanimals.it l'elenco dei candidati positivi, sia diviso per partito, ma soprattutto per circoscrizione geografica, perché ognuno di noi vota in una delle 5 circoscrizioni geografiche nel quale è diviso il nostro paese, quindi i candidati che possono scegliere sono solo quelli che sono nelle liste che noi possiamo letteralmente e materialmente votare nella nostra città. E devo dire che la stragrande maggioranza di quel centinaio di candidati che fino ad oggi hanno firmato tutti e 10 punti, sono davvero poche, ma sono indicate in maniera che la persona che visionerà il sito potrà farsene, come dire, la più completa ragione. Ce ne sono anche
alcuni che hanno aderito a diciamo 9, 8, 7, credo che questo sia il minimo, diciamo che c'è qualche differenziazione, in particolare sul punto, sui punti che riguardano proprio l'allevamento e a nostro avviso, questo è il nostro proponimento, il fatto che nel Green Deal, che speriamo venga ripreso dalla prossima Commissione europea, dal prossimo Parlamento europeo, il tema della transizione alimentare, di non continuare a incentivare l'allevamento intensivo, sia appunto un punto dirimente. Mentre invece le differenziazioni più ampie sono quelle dei programmi. A livello europeo, da chi ha aderito di più a chi ha aderito di meno o non ha inserito proprio alcuna menzione agli animali, considerando che il termine animal welfare o sostenibilità, nel quale possiamo far ricadere, volendo, anche un tema che riguarda, come dire, la generica, generale tutela degli animali, virgolette, ce l'hanno un po' tutti. Chi come famiglia europea è entrato nel merito e con definizioni molto importanti è la famiglia dei Verdi. Non c'è nulla invece, a proposito di Alleanza Verdi Sinistra, no, che in Italia è unita e che ha aderito a tutti e 10 punti della piattaforma Vote for Animals, la sinistra europea, invece quella che è a sinistra del PD, per capirci, a livello italiano, invece non menziona in alcun modo purtroppo il tema degli animali. Abbiamo nel gruppo liberale René, che ha in Italia, diciamo, sia Italia Viva che in Stati Uniti d'Europa e in Azione, un riferimento, diciamo, generale, non eccezionale, diciamo così, alla questione appunto della promozione della tutela degli animali, ma a livello nazionale la componente di Stati Uniti d'Europa più Europa ha aderito per quanto riguarda quindi i suoi candidati nella lista Stati Uniti d'Europa, ha aderito come formazione politica a tutti i punti del nostro programma e l'ha fatto tra l'altro approvando una mozione nel suo congresso di qualche settimana fa. Spostandoci poi verso più il centrodestra, i popolari hanno il tema animal welfare, ma non, diciamo, aggettivato. In Italia abbiamo Forza Italia e poi il partito di lingua tedesca dell'Alto Adige, la Südtiroler Volkspartei. Il Partito Popolare, inserisce, in maniera pericolosa, un accenno alla questione della fauna selvatica, che, tanto per capirci, bisogna ridiscutere, ecco, le norme di tutela su questi animali, cosa che fa ancora più esplicitamente invece a livello nazionale la Lega, mentre invece non c'è un programma della famiglia europea attuale della Lega, che è Identità e Democrazia. Arriviamo a Fratelli d'Italia, nel suo programma non vi è alcun riferimento agli animali, tra l'altro è l'unica formazione politica nella quale purtroppo nessun candidato dei 76 italiani ha aderito anche solo parzialmente al nostro programma, mentre invece ne abbiamo per tutti gli altri partiti, in quantità variabili, ma ne abbiamo in tutti gli altri, anche Lega, Forza Italia, ma non Fratelli d'Italia, e la Casa Europea di Fratelli d'Italia, ECR, Conservatori Europei Riformisti, anche lì vi è un riferimento, diciamo, non positivo, in particolare sulla fauna selvatica, ma soprattutto c'è un calcare la penna su il ruolo dell'allevamento nell'ambito generale dell'agricoltura, in una difesa, diciamo, dello status quo, e quindi in coerenza con quello che questo gruppo e Fratelli d'Italia ha fatto al Parlamento europeo, votando contro a tutte le norme che, per esempio, ne cito una tra le varie, voleva far inserire il calcolo delle emissioni anche per gli allevamenti bovini, cosa che purtroppo, in riferimento alle lotte al cambiamento climatico,
ecco, in coerenza con questa posizione ECR, quindi Fratelli d'Italia, come dire, sono per non come dire, entrare nel merito di un'attività di allevamento che invece, a loro avviso, va continuata a essere sostenuta come fino ad oggi. Ecco, il quadro degli impegni, diciamo, personali dei candidati, talvolta in contrapposizione con quello che scrive il proprio partito, la propria lista, e l'esame che si trova sul sito Vote for Animals nella sezione Le risposte dei partiti, è indicato sempre il link al documento originario del partito, della formazione politica, quindi si può anche leggere, come dire, molto di più in maniera approfondita e, come dire, dalla fonte ufficiale che sono appunto i programmi dei partiti, mixando diciamo, questi due elementi, l'elettore che ha a cuore la vita degli animali sicuramente può farsi un'idea molto più precisa per un voto consapevole. Gianluca, quindi mi sembra di capire, come sempre anche dalle nostre chiacchierate, che i temi più divisivi sono quelli della caccia, quindi fauna selvatica, e quello degli allevamenti barra agricoltura zootecnia. Sì, è così. Come dire, non ho citato nelle famiglie europee quella dei 5 Stelle, perché i 5 Stelle al momento non hanno aderito ad oggi ad una formazione politica europea. I 5 Stelle, come Alleanza Verdi-Sinistra, e un po' anche il Partito Democratico, laddove il Partito del Socialismo Europeo, al quale aderisce, ha dei temi, diciamo, ha delle etichette generali. Questa è la piccola novità di queste elezioni: il Partito Democratico ha inserito sostanzialmente l'adesione, diciamo, a 7 punti dei 10 che abbiamo elencato, ed è la prima volta, a mia memoria, che il Partito Democratico inserisce nel proprio programma nazionale un capitolo specifico, non 2 righe, dentro magari alla tutela dell'ambiente, eccetera, come in genere si fa, ma un capitolo specifico riguardo alla tutela degli animali. Gianluca, 8 e 9 lo ricordiamo ai nostri, a chi ci guarda, ai nostri ascoltatori, anche se adesso siamo in forma video, sono due giornate importanti per le elezioni europee, per decidere chi ci andrà a rappresentare, chi rappresenterà anche i diritti e le tutele degli animali nel prossimo Parlamento europeo e anche chi, insomma, i rappresentanti della Commissione. Lascio a te la parola per un appello agli italiani per andare a votare anche per tutelare gli animali. Innanzitutto il nostro voto è sempre importante e va utilizzato perché altrimenti, come dire, decidono gli altri. Non è che c'è un quorum nelle elezioni, perché altrimenti se non si raggiunge quelle elezioni non sono valide. Quindi questa volta si possono dare le preferenze, vi sono adesioni, diciamo, per le quali qualsiasi scelta politica di lista si fa, all'interno di quella si possono operare delle scelte informate per dare fino a 3 preferenze, rispettando, se se ne danno 2 o 3, la differenza di genere, ma questo è un'arma importante, un'arma non violenta importante, quella del voto, che insieme alle nostre scelte personali, quelle dei nostri acquisti, quelle della nostra alimentazione, delle nostre scelte di abbigliamento, di poter salvare gli animali personalmente in tante maniere, si affianca come altra importante possibilità, perché la politica, con un sì o con un no, spingendo un tasto verde o rosso, può decretare la vita o la morte, a differenza di ognuno di noi singolarmente, può decretare la vita o la morte di decine di migliaia, centinaia di migliaia, milioni di animali. E quindi questa è la differenza che dovrebbe far convincere tutti quanti hanno a cuore gli strumenti democratici, la partecipazione, la fiducia in un futuro che non potrà essere peggiore di un Parlamento europeo, di una Commissione europea uscenti che hanno veramente tradito i grandi proponimenti iniziali. Penso solo al sì all'iniziativa europea dei cittadini
contro l'utilizzo delle gabbie negli allevamenti per un graduale smantellamento almeno dell'utilizzo delle gabbie per vitelli, per suini, per le famose galline ovaiole, tra gli animali più maltrattati negli allevamenti. Ecco, dobbiamo fare in modo che ci siano persone al Parlamento europeo che abbiano davvero a cuore nella realtà la tutela degli animali, che ne facciano una delle bandiere, ma una bandiera per un'Europa che, quando ha voluto, pensiamo solo allo stop ai test cosmetici sugli animali, quella è una norma europea, senza l'Europa non l'avremmo avuta, dove l'Europa ha dimostrato volontà e coraggio. Ci siamo arrivati dopo tante battaglie e anni fatti di manifestazioni, petizioni, ma poi è stata la politica che, proprio grazie a questa mobilitazione, ha detto sì a questo importante passo in avanti. Con il voto di sabato pomeriggio e di domenica, che può essere dato sostanzialmente tutto il giorno, dalle 7 alle 23, anche domenica, abbiamo l'opportunità di far riemergere quell'Europa che ci piace, l'Europa capofila a livello mondiale della tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli animali, e non degli interessi commerciali e particolarmente negativi come quelli di chi vuole continuare a uccidere, anzi a ucciderne sempre di più di animali. Grazie Gianluca, grazie a chi ci ascolta. Ricordiamo, abbiamo veramente l'opportunità di fare la differenza sabato e domenica e di chiederci quali sono le nostre priorità. Spesso ci sdegniamo davanti alle cronache dei maltrattamenti degli animali negli allevamenti, nei circhi, per le botticelle. Ecco, trasformiamo questo sdegno in una scelta politica. Altrimenti poi veramente gli animali non avranno voce né in Italia e né soprattutto in Europa. Grazie a Gianluca Grazie Felicetti, grazie alla LAV, alla prossima puntata Gli animali a Palazzo.